della federazione per questo importante risultato, questa ragazza insomma che sarà attesa l'anno prossimo al salto di categoria, quindi insomma un grandissimo talento che attendiamo poi con le grandi. Poderoso passo in testa al gruppo, prima ruota per Alex Rhodes del team Columbia Women sulle ceneri dell'Airod, ma più ancora sulle ceneri dello squadrone T-Mobile. Anche al femminile la squadra si è sciolta e il gruppo però è rimasto. Dimostrazione Olga Slusareva intanto della Menichini, là davanti anche la Zulfia Zabirova per la Bigla Team. Ecco, è giornata per le velociste e stanno lavorando proprio le squadre che in questo senso hanno interesse a fare la corsa. Arne e Teutenberg è proprio nel team Columbia Women, mentre Regina Schleicher lavora nella Nürburger, coperta naturalmente da tutte le altre sue compagne, Charlotte Becker e Christina Becker, soprattutto con l'82 invece in questo momento nazionale d'Australia, Sarah Carrigan, la campionessa olimpica di Atene. Eccola, questa è veramente una forte, Zulfia Zabirova. Magari vabbè, può non aver voglia, perché il caratterino della kazaka è carattere di tutto rispetto. Lei a Ceniselli, proprio dove passerà la corsa oggi, ha vinto 4 anni fa una tappa del Giro d'Italia, grande specialista contro il tempo, campionessa olimpica ad Atlanta, e tanto che tira la carretta, ma è sicuramente una delle più talentose. Sì, sì, ci sono delle grandissime atlete nel gruppo. Hai ricordato la Zabirova, ricordiamo che ci sono atlete qui che sono qui naturalmente con le motivazioni, con la condizione giusta per tentare di vincere questa importante edizione del Giro d'Italia. Ce ne sono altre che invece sono qui in funzione proprio dell'appuntamento olimpico, cioè quello di cercare la condizione migliore proprio per presentarsi al meglio i primi di agosto a Pechino per tentare di vincere quella medaglia d'oro, di conquistare quell'importantissimo risultato che segnerebbe naturalmente la carriera. Domanda nel senso tecnico, Silvio, si forza fino in fondo per chi ha in testa Olimpiadi e naturalmente mondiali? Questa è corsa dove si può ancora lavorare o qualcuna è già in qualche modo a scaricare? Qualcuna secondo me a scaricare no, perché siamo ancora abbastanza lontano, però direi che coloro che sono qui solo in funzione dell'appuntamento di Pechino e non in funzione di tentare di vincere appunto il giro, si metteranno alla prova in quelle tappe che considerano più adatte in funzione proprio di quella preparazione, ma in molte altre molleranno naturalmente per non andare fuori giri. Invece è tutto diverso il discorso per chi invece vorrà, è qui per tentare di vincere il giro, dove non dovrà assolutamente distrarsi nemmeno delle giornate di pianura come quelle di oggi, perché ogni momento chiaramente può nascondere delle insidie, degli imprevisti che potrebbero condizionare appunto il risultato finale, la classifica generale. Chi sicuramente ha escluso dubbi in questo senso è proprio la zurichese Nicole Brandi, che stamattina al foglio firma, al momento del foglio firma, mi ha detto: io sono qua, magari non al 100% come l'anno scorso, teniamo conto che poi l'anno scorso non ha vinto, non sono ancora al massimo della condizione, ma state sicuri che punto al poker al Giro d'Italia. Beh, insomma, stiamo parlando di una fuoriclasse, di una grande campionessa, ha a disposizione le prime giornate, diciamo così, in cui può rodare la condizione, perché oggi, domani e dopodomani sono 3 tappe di pianura, non c'è nessun segnale di difficoltà altimetrica, quindi la possibilità per Nicole Brandley di mettere a puntino questa condizione non ancora ottimale, sicuramente la vedremo protagonista a lottare con le migliori appunto poi sulle grandi montagne che vengono proposte in questa edizione. Continuano a guardarsi le squadre delle velociste, davanti adesso le ragazze della Menichini Selle Italia. C'è Cori Sieffer, la statunitense Cori Sieffer, Menichini addirittura con 2 potenziali punte, Rochelle Gilmore, l'australiana, chissà come sta Olga Slusareva, altra campionessa olimpica fortissima in pista, qui nuovamente intanto con quel ghigno che non fa mai trapelare nulla, di nuovo Zulfia Zabirova col 75, invece siamo con della AA Drink, la squadra olandese, Irene Van de Broek, mentre sono sempre quelle le squadre, Columbia, Menichini e Nürburger, ancora Cori Sieffer, pancia del gruppo, dove molte sono a nascondersi in questa tappa che rispetto alla tabella di marcia porta qualche ritardo. Continua il gran caldo, frazione che abbiamo detto è nel pieno segno del Lombardo-Veneto, siamo passati da Asola in provincia di Mantova e andiamo direttamente nel Veneto in provincia di Rovigo, Lendinara,
frazione che non prevede nessuna, ma per davvero nessuna, difficoltà altimetrica. Velocità che sembra ridottissima. Sì, velocità ridottissima. Ricordiamo comunque che è giusto segnalare che c'è un vento contrario naturalmente che disturba la marcia delle atlete, in qualche modo anche condiziona quelle tra di loro, insomma, che eventualmente avessero voglia di tentare qualcosa, perché insomma già è difficile evadere dal gruppo quando è tutta pianura e quando ci sono delle squadre che controllano. Pensate, immaginate quanto più complicato e difficile possa essere evadere quando c'è anche il vento contrario, insomma. Quindi vedete che il gruppo è proprio posto in un modo appunto per difendersi anche dalle folate di vento che arrivano in modo contrario. Questo naturalmente condiziona anche l'andatura, insomma, che è un po' rallentata, oltre al fatto, insomma, come hai ricordato, che c'è qualche modifica sulla tabella di marcia, sì, dal punto di vista chilometrico. Tra l'altro, sempre nel ricordo di alcuni precedenti, almeno da queste parti, proprio la tappa di Ceneselli, dove fu colpo nel finale di Zulfi a Zabirova, ma nei primi chilometri invece fu dimostrazione, spettacolare dimostrazione per davvero. Le donne ancora allora nelle logiche di corsa a volte mancavano, ma le olandesi, che invece sanno pedalare nel vento, quello che hai detto tu, allora proprio prima poi di quello che è stato il colpo di mano nel finale di Zulfi a Zabirova, ma la squadra olandese da allora, la Flex Point praticamente, dimostrò a tutte le altre che ancora non sapevano che cosa voleva dire procedere a ventaglio, creando uno scompiglio. Quanto poi è difficile il ventaglio lo sai tu, anche per i professionisti più navigati, rischi di ammazzarti. Assolutamente, rischi di ammazzarti, diventa molto più, diciamo così, dal punto di vista della selezione, molto più selettiva, sì, una giornata, sì, con il vento, sì, a volte, che le giornate con le salite. Bisogna, insomma, saper, no? Limare. Bisogna, no? Saper limare, bisogna saper correre al vento, e chiaramente hai parlato di atlete olandesi, nascono nel vento, sui lungo canali. Sì. Si allenano quotidianamente, sì, in condizioni di questo genere, quindi sono in grado di dare lezioni a tutti, un po' meno le nostre ragazze italiane, che tra l'altro allora fu sono proprio migliorate molto. Comunque. Assolutamente sì, allora invece fu quasi sorpresa, nessuno si aspettava. Loro partirono, no? Tagliarono in diagonale tutta la sede stradale, esatto, una sulla ruota posteriore dell'altra, esatto. E lì ci fu assolutamente lo sconcerto. E questo è particolarmente, diciamo, selettivo quando il vento è trasversale. Sì. Quando è contrario o a favore, chiaramente le difficoltà diminuiscono da questo punto di vista, e lo dimostrano queste immagini. Esatto, ancora al lungo di Cori Siefer. A proposito, nel novero delle protagoniste, faccio ammenda io, non dimentichiamoci la nostra piacentina Giorgia Bronzini, che poi è la più brava di tutte per quello che ci riguarda. Titanedi Giorgia Bronzini, 5 chilometri all'arrivo. Ricordiamolo, migliorata molto, non è più una semplice velocista come lo era fino a qualche anno fa. Terza mondiale di Stoccarda l'anno scorso. E nuovamente terza in una gara mossa come il tricolore a Forcola. Esatto, quindi una Giorgia Bronzini che, lavorando con serietà, riesce ad essere protagonista anche su percorsi non semplicemente da velociste. Direi che ha la possibilità di togliersi delle belle soddisfazioni. Frazione doppia di pasta questa sera per Cori Siefer, che sta facendo davvero un gran lavoro in testa al gruppo e per conto delle sue compagne ruote veloci della Menichini SL Italia. Abbiamo detto Rochelle Gilmore, naturalmente l'australiana, che peraltro è ancora alla ricerca da un po' di stagioni a questa parte di un sigillo che convinca tutti una volta in via definitiva. Patron Walter Ricci in testa, in ammiraglia Fortunato Laquaniti, che è soprattutto l'uomo tecnico, il riferimento tecnico di Fabiana Luperini, più ancora Walter Zini, mentre in ammiraglia Titanedi per Giorgia Bronzini, una delle vecchie volpi, Primo Grespan, il direttore sportivo veneto Primo Grespan, a guidare appunto